Un saluto a tutti, sono Daniel. Per oggi abbiamo questo computer e un MacBook A1465, abbastanza disastrato direi. L'hanno pulito perché su questo è giunto il caffè, sulla tastiera è tutto marrone qua. Loro l'hanno lavato però anche sulla scocca. Come si vede il caffè, tutto l'hanno lavato loro, però non parte la scheda. Quindi questa parte sembra tutto ok. Il display, non so, è caduto il caffè sulla tastiera, quindi vediamo cosa troviamo. Su questo lo mettiamo da questa parte. Questa è la scheda. Anche questa sembra che è stata lavata sicuro. Andiamo a vedere, a dare uno sguardo sotto il microscopio per vedere cosa abbiamo, cosa si vede sotto il microscopio. Ok, allora si vede che è stata lavata la scheda da questa parte. Come componenti corrosi non vedo, la porta JTAG sta bene. Allora, da questa parte non vedo componenti, poi così sì, su questo componente si vede che sono tracce di tutto. Ok, andiamo avanti. Facciamo un controllo visivo per vedere se troviamo dei componenti visibilmente ridotti male, ossidati. Sì, chiaro, si vede da questa parte. Anche questo IC tutto sporco. Però finora dei componenti ossidati non ne vedo. Sembra tutto ok. Però la scheda non parte, eh? Non parte, non fa niente, quindi devo collegare il cavetto dove sì, per vedere se abbiamo qualche riscontro. Allora, mettiamo il cavetto, poi collegamento, vedere cosa fa. Ok, colleghiamo anche questo e diamo alimentazione. La ventolina non lo collego, quindi la luce verde non c'è. Mettiamo sotto il microscopio. Come si vede, non abbiamo la spia di colore verde, non si vede niente, né luce verde né luce arancione. La luce arancione è quando carica la batteria, però adesso devo vedere la luce verde, quindi niente di niente. Vorrei vedere se qualcosa ho qua su questo condensatore, qualche voltaggio. Un attimo solo, che ho qua sul tavolo tutte le cose che non vanno bene. E così quando ti metti a fare dei video, poi trovi che le attrezzature non sono al loro posto e così via. Ok, abbiamo quindi, devo misurare questo condensatore per vedere se ho entrata, se ho qualcosa dall'alimentatore. Quindi
15.10, ci siamo 14.85, direi che il voltaggio, così escludo il MagSafe, ok? Questo sappiamo che è buono. Dentro prendiamo per caso la linea GTH, perché questa è la prima cosa che dovrei trovare su una scheda. Quindi andiamo da questa parte. Quanto ne so, la GTH dovrebbe essere qui su questa bobina. Un attimo. Quindi 1,6 volts. Beh, 1,8 volts. Qua è G3H. Dobbiamo vedere dove siamo qua allora su Apple. Vediamo. Quindi ok, andiamo su vediamo dove siamo qua. Sì, G3H abbiamo. Devo avere 3,42 V, ok, da questa parte, e da questa parte è switch, che devono essere sempre 3,42 V, quindi non ci siamo. Abbiamo un corto su questa linea G3H, quindi per essere sicuri mettiamo in modalità continuità e vediamo cosa dice questa bobina. Sì, corto chiaro, chiaro e corto una bobina, quindi in corto abbiamo questa linea in corto. Allora vediamo dove ci porta. Dove sono, se troviamo qualche componente che non va, abbiamo questa parte. Quindi il primo sarebbe questo, il primo condensatore, questo è l'IC. Poi da questa parte abbiamo abbastanza componenti collegati, una linea G3H serve per forza, senza di questa non abbiamo, come la VGC main su iPhone, che serve questa linea principalmente, è prima linea che ci serve. Quindi abbiamo questi due condensatori, resistenza, questo IC, dobbiamo vedere quale scalda adesso. Questo è un connettore. Quindi qua abbiamo resistenza, da questa parte abbiamo connettore, poi da questa parte abbiamo condensatori e da questa parte una marea di condensatori, resistenze e IC. Quindi quale di loro? Questo è l'SMC. Ok, allora dobbiamo guardare intorno all'SMC se scalda qualcosa. Cominciamo con la prima parte. Cominciamo da questa parte con un bobino, ok, con L6995. Vediamo se scalda qualcosa da questa parte. Questi primi. Quindi giriamo così la scheda. Ne abbiamo detto condensatori da questa parte che sono in corto, sarà questo qua. Questo. Quindi questo condensatore. Da questa parte non penso che sia qualcosa, il condensatore lo vedo bene, però non si sa mai.
l'SMC è questo, poi da questa parte ci sono una marea di componenti, questo è sempre collegato. Sì. Allora, vediamo intorno all'SMC quali sono i componenti. Quindi da questa parte ne abbiamo così, se alimento su questo condensatore, devo dare un po' di corrente e vediamo cosa mi viene fuori. Quindi SMC. Quindi questo condensatore dove siamo da questa parte, no, questo qua, quindi qua siamo in corto, vediamo se io collego l'alimentatore scalda qualcosa. Proviamo un po' con un acquisto proprio, vediamo se scalda qualcosa. L'SMC non scalda. Da questa parte non scalda niente. Ok, da questa parte non scalda niente. Devo mettere, collegare l'alimentatore, devo alimentare, dare un po' di voltaggio con l'alimentatore da banco. Quindi cominciamo con 2 ampere, 2 volt. Ok. 2 ampere, 2 volt. Da questa parte prima devo verificare se devo trovare una massa. Ok. Quindi mi dà un assorbimento 2,23, 2 ampere qualcosa, quindi da questa parte non scalda niente. Non vedo niente da questa parte. Sì, questo qua, chi è questo? Vediamo un attimo. Questo componente. Allora, devo girare dall'altra parte. Questo qua, no? Novelle, condensatore, condensatore, questo componente che è un 348.2 boost, ok, qua ne abbiamo G3H, PPV in, quindi abbiamo U6990. Questo sembra che sta scaldando un po', però non ce la prendiamo con lui ancora, quindi aspettiamo un attimo. Quindi da questa parte, ok, sulla parte dei switch scalda qualcosa, da questa parte non vedo niente, anzi da questa parte non mi dà niente quando metto il tester, da questa parte, ok, quando aumento il voltaggio, però da questa parte quando alimento sull'alimentatore del banco mi fa vedere un assorbimento di 2 ampere e qualcosa, quindi penso che siamo sulla linea di switch. Ok, che si trova in corto G3H, quindi adesso vado a vedere un attimo questa parte sulla parte di switch cosa abbiamo qua.
Da questa parte abbiamo solo questo IC e da questa parte abbiamo un test point. Quindi sì, sulla linea switch siamo solo da quella parte, ok? Adesso vediamo un attimo la parte dell'SMC, quindi mi metto su questo condensatore, abbiamo detto questo qua. Ok, mi metto su questo per vedere se scalda qualcosa dall'altra parte. Quindi andiamo già la scheda da questa parte, l'SMC dove è questo condensatore. Dobbiamo andare a dargli un po' di voltaggio da questa parte, vediamo se scalda qualcosa in questa zona. Quindi dai, risaldo questo. Quindi, questo componente si occupa, è collegato al SMC, quindi se andiamo a vedere su, andiamo a vedere come si vede qua, abbiamo tutte queste linee, ok, reset SMC, noi abbiamo questa linea in corto qui, G3H, 3,42 V G3H, che è una linea importantissima, quindi andiamo a saldare questo componente, ok? Quindi come si vede qua si fa reset SL, SMC reset, manual reset, quindi è collegato all'SMC, ok? Questo è l'SMC. A questo punto andiamo a saldare questo e mettiamo un altro, speriamo che si riprende. Per prima cosa devo questo alcol isopropilico, lo devo fare asciugare. Ok, andiamo con la stazione, imposto la temperatura. Mettiamo un po' di flussante. Allora, il segno di orientamento, il segno era da questa parte, ok? Quindi sulla parte sinistra. Ok, quindi segno sulla destra, sì. Quindi segno sulla parte destra. Adesso vado a prendere il componente da una scheda madre perché li ho finiti. Metto questa scheda qua. E prendo un'altra scheda. Non sono uguali, però abbiamo stesso componente, le schede non sono uguali, per i componenti sono uguali, ok? Quindi andiamo a saldare questo. Questo è l'SMC, ok? Vado a saldare questo componente. Oh, mi ero dimenticato di vedere se è il corto ancora. Bravo Dani. Allora, nel frattempo prendiamo questo componente, lo spostiamo dall'altra scheda. Sulle schede di MacBook servono temperature più alte, okay, rispetto alle schede dei telefoni. Quindi andiamo sempre sui 4C. Adesso sono sui 428 gradi.
Quindi allora metto il componente qui, sposto la scheda. E andiamo a controllare questa parte se è corto ancora, perché io subito mi sono affrettato di spostare i componenti per levare i componenti, ma non ho verificato se è ancora corto. Quindi abbiamo detto linea 3GH 3V 42H, ok, che era in corto, quindi questo condensatore abbiamo 342 G3H, ok, era corto su questa linea, quindi adesso vediamo se il corto è sparito dopo aver rimosso il componente. Allora, quindi il corto non c'è più, ok, questa è linea, quindi nessun corto. Allora, tolgo questo, come ho detto, che segno sulla parte destra, ok, sì, adesso questo si è incollato, bravo. Niente, mettiamo l'altro componente e poi dove sei andato, è caduto. Allora metto questo componente. Dopo spostiamo l'altro componente. Per adesso il segno di questo dov'è? Non riesco a vedere bene. Devo pulire un po' con alcol isopropilico perché non riesco a capire dove è il segno. Ok. Quindi dovrei essere con il... Ah, è da questa parte il segno, quindi così. Ok. Quindi il segno è da quella parte. Un attimo che sono uscito fuori dal... Devo stare attento per non fare fuori SMC. Ok, si è spostato. Un attimo, devo spostare questo che era prima. Ok, adesso penso sia saldato bene. Sposto questo componente, lo mettiamo da un'altra parte, questo tanto non è più buono. Aspettiamo che si raffredda la scheda, poi vediamo se è ancora corto, ma comunque lo posso vedere anche adesso. Vediamo. Quindi il corto non c'è più, ok. Abbiamo detto su questo condensatore non abbiamo più nessun corto, quindi sembra almeno di aver risolto con il corto, quindi nessun corto, nessun corto, ok. Finora ci siamo, vediamo come sono. Ok, i piedini di questo componente vanno bene, è saldato bene al mio punto di vista, al mio parere, quindi non dovrebbero essere dei problemi. Ok, allora andiamo a provare il nostro MacBook. Ok, vediamo se funziona oppure no. Quindi adesso mettiamo la ventolina, metto la ventolina per, okay, per essere sicuro che almeno così vedo se parte oppure no. Se la ventolina gira vuol dire che parte. Un attimo, devo...
spostare questo, devo collegare la nostra ventolina. 190, devo andare sotto il microscopio perché non riesco a vedere se mi entra oppure no. Ecco, ci siamo. Quindi ventolina collegata. Colleghiamo anche il cavetto. Adesso alimento la scheda, vediamo se parte. Ok, colleghiamo il radimentatore. Ops. Dove sei? Ok. La ventolina sta girando. Abbiamo il segno adesso, quindi qualcosa abbiamo ottenuto. Come si vede, la ventolina sta girando. Abbiamo la luce arancione sul connettore. Adesso ho staccato. Ok. Colleghiamo di nuovo, verde, la ventolina sta girando, quindi vediamo se come va questo. Montiamo sulla scocca, collego solo il display e le cose essenziali per vedere se gira, ok? Quindi vediamo se abbiamo immagini, qualcosa su il nostro MacBook. Io non collegherei la tastiera perché devo vedere se solo è andato, se si è visto qualcosa sul display. Quindi collego solo le cose essenziali, ok? Vado a collegare il display. Un attimo, che sono qua un po' di cose. Quindi, per prima cosa, non mi interessa wifi, niente, solo il display. Due tre cose. Quindi il display per avere immagine. Il disco, l'SSD per vedere se si avvia. Allora, collego l'SSD da questa parte. Ok. Andiamo a mettere una vite, due. Allora, una vite per questa ventolina. Da quelle parti non so se è entrato bene qua. Allora, sì, devo dare una vite per la ventolina così. Sì, ma questa non è di qua, perché? Dovrebbe entrare qua in su. E niente, sembra che non è da quella parte, però devo collegare almeno una vite, due. Ok, collego una vite da questa parte. Adesso la scheda è abbastanza, sta al posto suo. Adesso momento la verità, vediamo se si avvia il nostro MacBook. Ok, se abbiamo immagine, qualcosa, colleghiamo. Quando non abbiamo il tasto home, eh sì, come
Vede, abbiamo la mela. Qua non c'è il tasto, ma l'ho rotto pure questo. Sta caricando il sistema operativo, quindi direi che almeno per adesso l'abbiamo fatto avviare. Poi vediamo che ha altri problemi ancora. Ok. Quindi si sta avviando, sta caricando il sistema operativo. Dai, fai bravo. La ventola sta girando un po' tanto così. Sta girando a velocità massima, però comunque guardiamo dopo, vediamo di che cosa si tratta. Va bene, per adesso devo collegare una USB per vedere se funziona con il mouse, perché non ho collegato la sua tastiera. Ok, vediamo. Sì, serve un po' finché si avvia. Però visto prima non partiva perché era corto sulla linea 3V 343 G3H, ok, con il voltaggio importante quello. E adesso si avvia. Per colpo di quel corto abbiamo sostituito quelli C. E adesso sta funzionando. Sta funzionando, sta partendo. Per adesso vediamo solo la mela, vediamo cosa succede dopo. Sta caricando un po' troppo. Sì, la ventola sta girando abbastanza forte, quindi però vediamo cosa succede. Si è avviato. Adesso vediamo se funziona. Sì. Il mouse funziona, quindi niente, direi che è andata bene anche questa riparazione. Guardiamo dopo, vediamo cosa c'è ancora da fare, però almeno per adesso si è avviato. Ok, il mouse funziona. Stop, spegni, vediamo, spegni. Ok, adesso si sta spegnendo. Quindi direi che è andato tutto bene. Grazie di essere stati con me. Ci sentiamo alla prossima.